Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Pack and Play. Oggi, protagonista di questa nostra serie nata l'altra volta con Buffalo Tots, oggi protagonista Roque Santa Cruz, Classic Americas International Heroes. Eccolo qua, giocatore che mi avete consigliato in molti, in particolare Lorenzo che saluto, che io non ho voglia di recensire perché non mi va di distruggermi il fegato, ma potrebbe essere divertente da ibridare con la nostra nuova serie. Ecco perché è nata, quindi non consigliateci giocatori che abbiamo già recensito perché non ha senso. Santa Cruz io l'ho preso 10.000 crediti sulla console, adesso andiamo come sempre a ibridarlo scegliendo fra il miglior giocatore che troviamo in tre pacchetti su Footed, tre pacchetti ovviamente, se troviamo IF o versioni superiori si scelgono quelle lì. E allora, primo pacchetto, purtroppo oggi va un pochettino lenta qui la situazione. Primo pacchetto, come sempre nessuno, c'è un Rocky 1084 che comunque è un overall abbastanza alto, è probabile che vinca lui, anche se non sbaglio è della stessa lega di Roque Santa Cruz, quindi non vale in questo momento, non vale, e vale uno fra Medel e fra Allan, quindi Medel o Allan per ora. Secondo pacchetto, dai, speriamo di trovare qualcuno forte. Attenzione, Fletcher. Qui ci nasce un'ibrida bruttissima con Fletcher. Anzi no, Courtois, sì, però scusate, gli if abbiamo detto sono soprattutto. Quindi per ora Fletcher, un'ibrida vergognosa con due che non corrono manco a pagarli. Andiamo col terzo pacchetto, dai. Vainaldum Miro, un giocatore che volevo provare tantissimo, e vai, va bene, benissimo, mi ha salvato il culo all'ultimo minuto con il suo 81 Vainaldum Miro. E adesso andiamo a ibridare Santa Cruz con Vainaldum Miro e ci vediamo subito in game. Allora, eccola qua la squadra, subito pronta, solito modulo perché avendo un'ala da ibridare usi un 4-3-3 oppure d'attacchi al cavolo. Allora, ovviamente trattandosi di giocatore del Malaga non potevo non utilizzare Mastur, sia perché piace a voi e lo so, sia perché non l'ho mai provato. Poi avevo in squadra Gareth Bale, perché non mettere proprio lui, l'uomo del momento tra l'altro, visto che col Galles sta facendo veramente faville. Un attimo che chiudo la finestra. Agli europei abbiamo il nostro caro Wijnaldum sulla sinistra, peccato per le due stelle piede debole e tre a boss abilità. Io non so che cazzo di campionato hanno visto l'anno scorso, perché dare tre stelle mosse abilità a Wijnaldum è veramente boh. Poi ho voluto fare questo esperimento, a centrocampo ho messo, vabbè, Enzo Perez, uomo mio di fiducia, uno dei centrocampisti più forti del gioco. Ho voluto fare questo esperimento, inserire Kasri del Sunderland, un giocatore che mi piace molto in real life, che non ha statistiche a dir la verità paurose, che in realtà sarebbe un trequartista, addirittura un esterno, ma con questo normale alto ho deciso di metterlo mezzala nonostante il 43 di difesa. Speriamo bene, anche qui come al solito non sanno guardare un cavolo, perché hanno dato 3 stelle mosse abilità. A sinistra Van Aanholt, unico terzino sinistro olandese della Premier League che io avevo, fortissimo. Difensori, una coppia tutta argentina con Otamendi, Musacchio. A destra un'altra star, Dani Alves, neo acquisto della Juve. In porta non ho messo Hart perché mi sta sul cazzo, e ho messo l'unico portiere decente che c'è argentino, che è Rulli, che mi piace molto. Poi col nome Geronimo fa molta simpatia. Allora, andiamo a cercare subito il nostro avversario. Allora, abbiamo trovato l'avversario che ha una buona BBVA con un 3-4-1-2, Odegaard, trequartista, in attacco un Griezmann in prestito ad Uriz, con Opianca, Fegulì, una squadra normalmente attrezzata con una difesa un pochettino lenta, a dire la verità, per giocare a 3. Speriamo di non aver problemi di connessione, perché poco fa stavo registrando e dopo 5 minuti mi si è staccato, e di giocare una buona partita. Kadri, subito il contropiede, Wijnaldum, Santa Cruz.
inserimento di Khazri dentro per Enzo Perez. Khazri ancora centrale, Khazri dentro l'aria, subito al secondo minuto l'intuizione di Khazri, 1-0 al secondo minuto con un contropiede molto ben orchestrato. Poi hanno pensato a definirlo le due mezzali. Khazri dentro l'area con un tiro a giro ha subito realizzato 1-0. Si parte forte forte. Erez, tutto a destra per Dani Alves. Dani Alves la dà a destra su Gareth Bale. Gareth Bale se ne va. Gareth Bale, Gareth Bale a centro, Khazri, Diego Alves e poi traversa. Diego Alves e poi traversa, Khazri vicinissimo alla doppietta. Dani Alves tutto solo. Enzo Perez, Santa Cruz. Santa Cruz a centro, Dani Alves, attenzione, Dani Alves! 2-0, inserimento del terzino. Dopo Juan Fran nell'ultimo episodio ci pensa Dani Alves. Anzi, scusate, non ho sbagliato. Chi ha segnato? Ah, ho assegnato Enzo Perez. Ha segnato Enzo Perez, scusate per la gaffe. Una volta inquadrato non ho visto quel malato mentale di Dani Alves, ma era Enzo Perez che al 16° ha realizzato il 2-0 su assist di Toke Santa Cruz. Bale, Dani Alves ancora, Bale prova a andarsene centralmente dentro per Roque Santa Cruz che sta facendo praticamente il trequartista, non si capisce come mai, se ne va Santa Cruz dentro, Mastur sbaglia tutto, poi riprende il pallone, attenzione a Wijnaldum, Wijnaldum la finta, Wijnaldum da fuori, il tiro ancora, lo stiamo distruggendo praticamente. Stiamo distruggendo il nostro avversario. Bale, Wijnaldum prova la finta, Wijnaldum a centro aria di testa, Roque Santa Cruz, che parata di Diego Alves. Wijnaldum, Santa Cruz da fuori, mamma mia, Diego Alves. Bile, Ariza Duriz, Khazri, attenzione Odegaard, dentro l'aria, sculo totale. E al 36esimo, al primo tiro in porta, accorce le distanze il mio avversario con Martin Odegaard. Lì è un po' a culo, poi arriva la palla sul destro, è un bellissimo tiro sull'angolo alto. 2-1, almeno si vivacizza la partita che sembrava veramente morta. Al primo tiro in porta il mio avversario è andato a segnare. Mastur, Wijnaldum, Bale, Mastur, tutto a sinistra, Wijnaldum, 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 cross basso, oddio, sfioro l'autogol, ma c'è ancora Wijnaldum, Wijnaldum, il tiro a giro, palo, ovviamente, poi Bale ancora a centro, Wijnaldum di testa, il casino, Rami, Perez, la palla è ancora lì, la palla è ancora lì, Roque Santa Cruz da fuori, ribattuta, niente da fare, un'azione lunghissima, con Oplianka, Bale lì fa fallo e finisce l'azione. Oddio, sbaglia tutto, mi dispiace. Santa Cruz 3-1, mi dispiace, ho sbagliato tutto. Purtroppo capita a tutti lì di sbagliare il calcio di punizione, dovrebbero migliorare questa cosa. Ma intanto il protagonista del nostro pack and play di oggi va a realizzare un bel 3-1. Devo dire che Roque Santa Cruz comunque assomiglia vagamentissimo, proprio vagante, vagamente, vagamente, a uno Zlatan Ibrahimovic dei poveri, perché ha tutte le caratteristiche, gli mancano solo le 4 stelle skill. Mamma mia, Musacchio, Bale, Santa Cruz, Bale ancora, ancora per Mastur, Santa Cruz, Perez, bellissimo il cucchiaietto per Santa Cruz, dentro l'area, che gol! 4-1, Enzo Perez si è trasformato in Andrés Iniesta e con un filtrante delizioso ho messo Roque Santa Cruz davanti la porta, e questa bestia paraguayana non ha fatto altro che infilare col suo sinistro il 4-1, subito 4-1 inizio primo tempo al 59esimo, e andiamo avanti così. Alves, Enzo Perez vede lo spazio per Mastur, Enzo Perez oggi è incredibile, Mastur dentro l'aria, 5-1. Che giocatore è Enzo Perez, signori? Che giocatore è? Cioè, ha visto libero Mastur e l'ha servito con una precisione che manco Andrea Pirlo. È bellissimo. Poi fa tutto Mastur, anche se il mio avversario ormai è totalmente a balia della difesa. Mastur, la finta, Mastur.
liberissimo, va in album a centro area, va in album, il tiro di potenza è 6 a 1. Sri, va in album, Van Aanholt, Mastur, Santa Cruz, dentro, che gioco, Mastur, 7 a 1. 7 a 1, ogni tiro è gol, ogni tiro è gol, una partita incredibile. Lontanissimo Griezmann, Aduriz, Dani Alves, Konoplyanka. Può andare in profondità, ma Otamendi capisce tutto. Sbaglia poi il passaggio, Otamendi. Attenzione, Odegaard, se ne va Odegaard! 7 a 2 all'86esimo. Ho fatto salire la difesa perché pensavo proponesse un passaggio, invece anche qui Odegaard è abbastanza fortunato a infilarsi con un paio di sportellate e a realizzare quantomeno la doppietta personale. Wijnaldum. Finisce qui la partita. Più che una partita di calcio, sembrava una partita di tennis. Il primo set è finito 7 a 2 con una doppietta di Roque Santa Cruz, doppietta di Mastur. Ecco, Wijnaldum, Casri, Enzo Perez, tutti in gol, praticamente gli uomini offensivi, a parte Bale che è il più forte, in teoria. Tre assist di Enzo Perez, comunque il migliore in campo è Santa Cruz con 9,8, il nostro protagonista di oggi. Quindi un giocatore che io promuovo, perché comunque come attaccante a quel prezzo, 10.000 crediti, fa il suo, fa... Certo, bisognerà provarlo per più partite, però mi sono trovato abbastanza bene, devo dire, finalizza abbastanza bene e non è lentissimo. Comunque ragazzi, qui finisce Pack and Play, spero vi sia piaciuto assolutamente anche il secondo episodio. Dopo il primo, se non avete visto il primo, basta cliccare sopra sulla i che trovate e potete vedere il primo episodio di Pack and Play. Noi ci vediamo nei prossimi video, bello a tutti da Ben.